uscito un comunicato del comune di Chioggia per quanto riguarda finalmente il megatubo. Sembra che finalmente si potrà completare la posa del megatubo per consentire lo smaltimento delle acque piovane del lungomare di Sottomarina nel canale di fitodepurazione in zona Parco degli Orti. L'opera era stata quasi posata del tutto, mancavano soltanto 200 metri circa per il tratto di raccordo che consentirà di terminare l'intervento, consentendo un miglior smaltimento delle acque piovane, soprattutto in caso di eventi estremi, come capita purtroppo sempre più frequentemente. Il completamento dell'opera era atteso da circa una decina di anni, si era interrotto in quanto la posa interessava aree private, per cui si dovrà costituire una servitù di rete sotterranea per la posa del tratto di tubo di 120 cm di diametro in prolungamento a quello già presente sul lungomare Adriatico. Si è giunti a un accordo tra consorzio urbanistico e proprietà che consente di occupare in anticipo le aree su cui del tubo in modo da velocizzare i tempi per la posa al completamento dei lavori attesi per evitare i disagi che in occasione di forti rovesci derivano dall'interruzione della condotta e quindi dal mancato sversamento in brenta delle acque piovane. E siamo nello studio del servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Superbonus esiste ancora, fino al 31-12-2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31-12-2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Sono 60 anni di carriera che l'artista Dino Memmo, stimato, festeggia con una mostra che ripercorre il lungo cammino partito nel 1964. La mostra sarà inaugurata domani, 3 ottobre, all'Auditorium San Nicolò alle 17, per poi spostarsi alle 18 nel Tempietto di San Martino, dove saranno esposte le opere. Una vita per l'arte, il titolo della mostra che l'assessore alla cultura del Comune di Chioggia, vice sindaco Elena Zennaro, invita ad ammirare. Nella sua vita dedicata all'arte, Memmo ha spaziato in un ampio ventaglio di espressioni artistiche, aperto anche all'attività di critica e alla ricerca storica. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Milano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Anche quest'anno Chioggia diventa protagonista della manifestazione Sette Mari. Presentata dalla Marina Militare e dal Circolo Nautico, Chioggia gode del patrocinio della Regione Veneto, del Comune di Chioggia, del sostegno della FIV, Federazione Italiana Vela, e del CONI. Per 10 giorni, dal 10 al 20 di ottobre, si terrà una serie di eventi che vedranno la nostra città in simbiosi con il mare e con la Marina Militare. Giovedì 10 ottobre la manifestazione prende il via con la fanfara della Marina Militare che si esibirà nel tardo pomeriggio all'Auditorium San Nicolò. Il giorno dopo sarà la nave Chioggia a giungere al nostro porto. L'inaugurazione vera e propria dell'evento sarà sabato 12 alle 10 a Palazzo Grassi. Si avrà modo di ascoltare il messaggio del comandante della nave Vespucci e di assistere alla consegna della targa per i 75 anni del Circolo Nautico Chioggia. Seguiranno convegni, regate, dimostrazioni di vela e premiazioni, oltre alla posa di un'ancora presso l'Istituto Righi. Tra i tanti eventi di contorno che arricchiranno queste splendide giornate, all'insegna dell'amore per il mare, anche la mostra del pittore della Marina Alan O'Mill, l'esposizione dei modellini di Arsenale di Michele Padoan e quella dei modellini di Faro di Aldo Cappelletti. Ci sarà modo di ricordare il 75° anniversario del Circolo Nautico Chioggia, che negli anni ha forgiato campioni di tutti i livelli. È un programma di massima molto ricco, fortemente voluto anche dalla città per portare avanti la tradizione che vede Chioggia legata al mare. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia,
fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. Buongiorno, siamo qua al mercato ortofrutticolo di Brondolo e vorrei fare un intervento su questa questione dove l'amministrazione comunale vuole praticamente togliere la gestione a ortomercato del mercato ortofrutticolo e affidarla a SST. Allora, abbiamo visto che nell'ultimo consiglio comunale questo punto dell'ordine del giorno è stato spostato. Sembra evidente che ci sono una parte della stessa maggioranza, mi sembra che il sindaco l'abbia detto, che non è d'accordo su questa questione. Allora, premessa, un'amministrazione ha il diritto dovere di fare delle scelte politiche. Sorvoliamo su come sta in piedi questa amministrazione, che sta con la stampella di quelli di energia cinica che alle comunali erano contro e il sindaco se l'è presi dentro per togliendo via Fratelli d'Italia, quindi andando incontro al parere degli elettori. Io sono uno di quegli elettori che ha votato il centrodestra pensando a una certa cosa, ma come tantissimi sono profondamente deluso. Al di là di questo, ritorno al discorso del diritto dovere, un'amministrazione ha il diritto ma anche il dovere di fare delle scelte politiche. Asfaltiamo questa strada piuttosto che un'altra perché è più trafficata, perché c'è più sovrappopolazione, perché quel gruppo consigliare ha un interesse maggiore su quella strada piuttosto che su un'altra, sono scelte. Voglio dire, per fare un altro esempio, l'amministrazione ha voluto fare la scelta di là, quella mostra sul Cristo, adesso mi sfugge il nome, hanno speso diverse centinaia di migliaia di euro, è una scelta politica, si può essere d'accordo o non si può essere d'accordo, però è una scelta, e a prescindere dai risultati che ci possono essere. Quindi anche il fatto di voler decidere, di scegliere, di spostare la gestione del mercato ortofrutticolo a qualche altra entità è una scelta politica e sta nella politica, sta nel diritti, ripeto, diritti e doveri dell'amministrazione. C'è da dire però che, allora, innanzitutto credo che le cose vadano sempre dette con certo rispetto verso chi ha lavorato. Mi sto riferendo all'impegno del Giuseppe Bosco Lopalo, che da oltre, al di là che è un operatore del settore, al di là che ci ha sputato sangue e tempo e impegno per questa realtà, tanto è vero che il mercato ortofrutticolo mi sembra che abbia un fatturato di non troppo elevato, ma ha un utile di circa 30.000 euro, una cosa del genere, se non ricordo. SST, dove inizialmente il sindaco ha detto di voler affidarla, su un fatturato di 3 milioni di euro ha un utile di 6-7 mila euro, una cosa del genere. Quindi voglio dire, evidentemente comunque c'è una certa capacità di gestire le cose. Ecco, quindi andare a dire pubblicamente siccome parte degli entrati dell'ortomercato sono affitti, siamo tutti quanti capaci a tirare gli affitti. Ecco, questa veramente è una mancanza di rispetto assoluto verso chi si è impegnato tanto. Io Giuseppe Bosco Lopalo lo conosco bene o male da oltre 20 anni, ci ho fatto anch'io dei bei litigoni e a volte parlavo col buonanima del Gianni Bosco Spiga, tragicamente scomparso con la famiglia circa un anno fa con quello che è successo, lo sappiamo tutti quanti, è stato fatto il funerale qua proprio all'ortomercato e ricordo benissimo che diceva il Giuseppe ha un brutto carattere, ma se non ci fosse stato lui il mercato a quest'ora sarebbe stato chiuso. Io adesso oggettivamente non sono in grado, non ho un'esperienza tale, ho sentito un po' di campane, non sono in grado di dire è una scelta giusta, è una scelta sbagliata, oggettivamente se avessi più conoscenza del settore magari forse potrei dire qualcosa in più, non la ho e quindi non sono in grado di dire se può essere una scelta giusta oppure sbagliata. Mi limito a dire che innanzitutto SST è già oberata di cose, già tra l'altro con la gestione della ZTL che avrebbe potuto essere gestita in modo ben diverso se solo il sindaco in 3 anni avesse dato modo di fare il piano urbano del traffico, cosa che non ha fatto, e quindi adesso sono oberate di cose, non so proprio come possono pensare. Tra l'altro comunque bisogna avere una certa conoscenza del settore, non mi sembra, con tutto rispetto dei funzionari e degli addetti di SST, compreso anche il presidente Vincenzo Viapiano,
che abbiano, siano così ferrati in materia. Via Piano, per carità, è dottore in, proprio in questo settore, e si sta impegnando molto su SST, assolutamente, sono il primo a dirlo, ma ho qualche dubbio che possa gestire anche questo in un'ottica generale. Comunque, detto questo, mi limito a dire che certe scelte sono legittime, però un minimo di rispetto verso chi ha lavorato per oltre 10 anni per questa realtà, e a oggi mi sembra che i risultati non sono sicuramente eccezionali. Ecco, apro chiudo una parentesi, anche il mercato ittico all'ingrosso cerca di attirare più pescatori che portano, conferiscono il pesce, ma non è così facile, tanti pescatori portano il pesce direttamente a aziende e bypassando il mercato del pesce. La stessa cosa succede con il mercato trofrutticolo, poi non c'è una produzione, quindi ci sono tutta una serie di, diciamo, di imbutti che non hanno reso possibile poter fare questo. Tra l'altro, in più interviste Giuseppe Palo ha parlato di proposte che ha fatto l'amministrazione, ma queste proposte non solo non sono cadute al volo, non sono state neppure prese minimamente in considerazione. Ecco, quindi la mia è una difesa assoluta verso Giuseppe Boscolo Palo per come la forma è stata affrontata. Poi, ripeto, un'amministrazione ha il diritto di fare delle scelte, e quindi magari possono essere sbagliate, giuste, però comunque ci vuole sempre rispetto verso le persone. Beffed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Beffed. Beffed, presso il parco commerciale Clodì, per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.